Ascoltami sorella, ascoltami fratello, sono qui per rivolgerti un pressante appello. Non sei una selezione per il grande fratello, quindi puoi tenere acceso il cervello. Yo, 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 chi ama la yo, 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 vita, chi ama la ma a disposizione della provvidenza. C'è qualcuno che ti deve dare un messaggio, perché la tua vita sia un gran bel viaggio. Non si tratta del Duce, non è Che Guevara, lui si chiama Cristo, luce che rischiara la vita di ogni persona sola, di chiunque ascolti la sua parola. Lui ti tende la sua mano per aiutare ogni persona che sta per affondare. Quella luce chiede di essere accolta, perché Cristo vive oggi, non è cosa di una volta. Lui vuole aiutarti ad abbattere il muro che ancora si frappone fra te e il tuo futuro. Lui vuole spezzare le tue catene, e tutto soltanto perché ti vuol bene. Quindi ascolta bene quello che ora ti dico, credimi, si tratta di un consiglio d'amico. Se mi senti non puoi restare indifferente, chi ama la vita tu rispondi presente. Dedicato a te che non hai ancora rinunciato, a te che non vuoi vivere da povero e sfigato, a te che hai tanti pregi e qualche difetto, e un grande sogno ancora chiuso nel cassetto. Yo, 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 chi ama la yo, 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 vita, chi ama la vita, chi ama la vita. Ogni persona ha la sua missione, per ogni persona una vocazione. Gli uomini sono tanti, milioni di milioni, un uomo è stato pure Lodovico Pavoni. E se tu mi chiedi ma perché lui è beato, ti dico perché lui non si è mai rassegnato a lasciarsi vivere o a vivere una vita preconfezionata o predigerita. Lui aveva un sogno già quando era ragazzo, e più di qualcuno gli avrà dato del pazzo. Insegnava a scrivere e pure a leggere a poveri ragazzi con nulla da perdere. Donava il suo tempo, e c'è anche chi dice che regalasse loro le sue stesse camicie. Un bel giorno sentì risuonare la voce di un uomo che era morto appeso ad una croce, che gli sussurrava: se vuoi essere buono, trasforma la tua vita in un gran bel dono. Lui sentì che non erano parole vuote, fu così che decise di farsi sacerdote. Yo, 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 chi ama la yo, 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 vita, chi ama la vita, chi ama la vita. Le strade di Brescia a quel tempo erano piene di ragazzi schiavi di mille catene, di gente per bene che con maldicenza vedeva in loro solo semi di delinquenza. Ascolta bene quello che ora ti dico, quello che fece allora padre Lodovico. Si fece carico del loro dolore, diede loro una casa e tutto il suo amore. Fu così che trasformò quegli ex monelli in piccoli artigiani, anzi artigianelli, capaci di prendere la loro via sotto lo sguardo di Madre Maria. Padre Pavoni con altre persone diede vita allora ad una congregazione, perché la sua opera potesse andare avanti a crescere uomini, a coltivare santi. Yo, 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 chi ama la yo, 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 vita, chi ama la vita, chi ama la vita. Durante una
notte delle 10 giornate, sfidò la pioggia gelida e le granate per salvare i suoi figli e con in mano il rosario conquistò la vetta del suo calvario. Il giorno che morì era circondato da tutti i suoi figli che aveva tanto amato, per loro aveva rinunciato a tutto, ma il seme che muore porta sempre molto frutto. Oggi Pavoni lavora con le mani di tanti laici e religiosi pavoniani che in giro per il mondo con grande coraggio diffondono ancora lo stesso messaggio. E l'uomo della croce anche a te ora dice: ascolta la mia voce se vuoi essere felice. L'unico segreto di una vita realizzata è farla diventare una vita donata. Anche tu dovrai prendere la tua decisione, cerca quindi di scoprire la tua vocazione. È un treno che passa e se non sei incosciente alla vita che chiama risponderai presente. Yo, 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 chiamala, yo, 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 vita, chiamala, vita. Chiamala, chiamala, vita. Yo, 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 chiamala, yo, 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 vita, chiamala, vita. Chiamala, chiamala, vita. Non avere paura di aprire le porte a Cristo Signore che ha sconfitto la morte. Non avere mai timore, vivi appieno la vita. Scegli presto la tua strada e che Dio ti benedica.